Va bene, allora andiamo avanti con altri libri, altri autori. È l'alba dell'11 luglio 1610. Da Palazzo Carafa, a Chiaia, a Napoli, escono due persone. Sono la marchesa Costanza Colonna e il Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Si salutano. Il grande artista deve raggiungere Roma in gran segreto, perché sta aspettando la grazia da Papa Paolo V e deve imbarcarsi su una finuca messa a disposizione proprio dalla marchesa Costanza Colonna. La grazia, quella almeno è la sua speranza, perché su di lui pende la pena capitale per aver ucciso in duello Ranuccio Tomassoni nel maggio del 1606. E il libro inizia proprio qui, quando si imbarca su questa finuca ed affronta il suo ultimo viaggio, che lo porterà a Palo, al castello di Palo, odierno alla Dispoli, per il suo ultimo approdo. Sulla felluca insieme a lui ci sono due marinai, Salvatore, esperto, voluto proprio dalla marchesa Costanza Colonna, e suo figlio, Bartolomuccio, con il quale il Merisi stringe subito un rapporto affettuoso, di amicizia, di confidenza, e comincia a raccontare la sua vita. E durante il viaggio il lettore sarà lì, seduto nella felluca accanto al Caravaggio, a Bartolomuccio, a Salvatore, ed ascolterà i racconti del grande artista lombardo, le sue disavventure che lo hanno portato a compiere quell'ultimo viaggio da Chiaia a Palo. È un romanzo storico, ma è anche un saggio, un romanzo di avventura, un affresco dell'epoca. È l'ultimo viaggio del Caravaggio. Sono i suoi ultimi giorni. Un libro che vi farà conoscere, oltre all'artista, anche l'uomo.